Cari ascoltatori, aprite bene le orecchie perché in questi giorni si è parlato molto di quando si tornerà a fare musica dal vivo e finalmente c'è una data, e questa data ha a che fare con il ritorno del Power Hits Estate, l'unico festival che ogni anno decreta il pezzo tormentone di ogni estate, e ad annunciare questa data in una cornice unica al mondo che è l'Arena di Verona, che eccezionalmente sarà senza pubblico, è il sindaco della città di Verona, Federico Sboarina, che è collegato con noi. Sindaco, buona giornata. Buongiorno, buongiorno a voi. Caro sindaco, allora a lei l'onore dell'annuncio ufficiale della data, l'appuntamento del Power Hits Estate 2020. È una data anche facile, è una data facile perché richiama il 9-9, il 9-9 del 2020, un'estate che deve iniziare, un'estate che andrà avanti, un'estate penso che tutti noi attendiamo più di qualsiasi altra estate, perché penso che ce la meritiamo. Ce la meritiamo dopo aver passato delle settimane difficili, dei mesi difficili, e penso che la gente abbia proprio voglia di, con tutte le difficoltà, per carità, che ci sono, difficoltà economiche, però abbia voglia anche di godersi, insomma, di godersi l'estate, di godersi i tormentoni che ci accompagneranno durante quest'estate e che ci accompagneranno fino alla grande serata in Arena, che ormai è diventata veramente una serata importantissima per la città, ma importantissima veramente per centinaia di migliaia, di milioni di persone che attendono quella data per avere il responso finale di una lunga cavalcata in cui tanti artisti, tante canzoni, tra virgolette, si combatteranno, ma si combatteranno in senso buono, a suon di voti, per vedere poi alla fine chi trionferà del nostro anfiteatro, che io ritengo essere sempre il palcoscenico migliore per la musica nazionale e internazionale. Senza dubbio. E a proposito di questa, insomma, di questa gara, sono chiamati a partecipare tutti gli ascoltatori di RTL 102.5, perché dal 22 giugno sarà proprio possibile scegliere sul nostro sito, attraverso il nostro sito, il tormentone, insomma, da premiare il 9-9-2020. Ecco, tra l'altro ci sono già dei nomi, e non proprio, nomi molto significativi, se vogliamo dirlo, da poter anticipare. Mi piacerebbe che anche questi li facesse lei, questi nomi significativi del mondo della musica. Ho detto un sacco di incarichi stamattina, visto. Un sacco di incarichi, ma lo faccio molto volentieri perché avremo Zucchero, avremo Biagio Antonacci, e se non vado errato, correggetemi se sbaglio, ma avremo anche Gianna Nannini. Giusto. Io penso che questi siano tre grandi artisti che stanno facendo la storia della musica italiana, la continueranno a fare, sono artisti importantissimi, ma penso anche che, conoscendoli, questi siano semplicemente così dei piccoli dei grandi annunci, ma ancora tanto deve venire, perché tanto ci saranno gli artisti, e quindi durante quest'estate penso che giorno dopo giorno scopriremo quale sarà, insomma, questo gruppo incredibile di artisti che si esibirà all'interno dell'arena. Non c'è dubbio, andiamo per ordine. Allora, primo annuncio, 9-9-2020, Arena di Verona, eccezionalmente senza pubblico, cornice unica anche dal punto di vista della regia, ospiterà il Power Hits Estate. Seconda notizia, Antonacci, Zucchero e Gianna Nannini, special guest dell'evento. Ma c'è una terza notizia che va annunciata come si deve. Nella storia della discografia italiana, dell'industria discografica, si è contraddistinta per passione, per buon senso, per capacità di amplificare il talento altrui, Mara Maionchi. Mara Maionchi negli ultimi anni è diventata popolare, al netto della sua esperienza discografica, per la televisione. Ovviamente è stata giudice di X Factor, è stata giudice di altre trasmissioni, ha partecipato anche in veste di co-conduttrice, ha fatto la radio su RTL 102.5, dove ancora la fa, ma soprattutto è una garante della nobiltà e soprattutto del talento all'interno della discografia, e quindi era la persona migliore a cui affidare, diciamo,
un ruolo mai esistito nella storia di un festival musicale. La garante regina della musica sarà lei su quel palco a impersonificare questo ruolo, la regina della musica, Mara Maionchi. Buona giornata, Mara. Voi siete pazzi, è un titolo eccezionale ma non meritato. La regina sono state altre, diciamo che sono neanche la principessa, non mi viene il titolo. No, Mara, non scherziamo. Allora, bisogna essere molto chiari, lo ha detto bene il sindaco, abbiamo voglia di vivere un'estate nei limiti del possibile normale, con i tormentoni, con la gara, con il Power Hits, quindi lo abbiamo deciso, ormai non ti puoi tirare indietro, tu sei a regina del Power Hits 2020, basta, ti daremo anche il trono. Ti piace? Ti piace? Sì. Il trono non tanto alto, perché faccio fatica con le gambe. E la corona la vuoi? No, la corona no. Sono una regina repubblicana. Senti, Mara, ma diciamoci la verità, lo dicevo introducendoti, viene naturale darti questo ruolo. Sì, perché vabbè, poi... ma di regine ce ne sono state davvero. No, io ma sono ti voglio... ti voglio spiegare il perché, però. Perché scusami, tu hai una storia professionale che è unica nel mercato musicale italiano. Hai amplificato il talento altrui attraverso la discografia e attraverso un lavoro generoso fatto con tantissimi artisti, ne cito una perché sarà special guest a Verona, che è Gianna Nannini. Hai rischiato facendo una televisione popolare, sia da giudice sia in altri ruoli, rendendoti simpatica e empatica al pubblico. Fai la radio su RTL 102.5 e garantisci la qualità di quel palco a Verona. Sei regina a tutti gli effetti. Ah beh, io ti ringrazio di questa filippica fantastica che non me l'aveva mai fatta nessuno, neanche gli intimi. Però voglio dire, no, ho lavorato tanti anni nella musica e questo è vero, ho conosciuto tanti artisti e questo è vero, sono stata partecipe dei successi in alcuni casi e questo è vero. Devo dire che insomma, rivedendo e corretto e rendendola un pochino più così da presa in giro, mi fa piacere, un mestiere che ho fatto per tanti anni. La notizia è che neanche lo straordinario tuo marito, il leggendario Dario Salerno, ti aveva mai parlato così, è la vera notizia di questa mattina. Ma sindaco, cosa ha fatto di nuovo? Perché lui ne fa di tutti i colori. No, dicevo che non ti aveva mai parlato così, come ha appena fatto Pierluigi nel descriverti regina dell'estate del Power Hits. Il sindaco Sboarina ti sta ascoltando, è ancora con noi, sindaco, e infatti vorrei che fosse proprio lei a rivolgersi a Mara Maionchi, immaginando già quella serata. È vero, non ci sarà il pubblico, il mondo è quello che abbiamo conosciuto in questi mesi, però grazie anche a Mara riusciremo a costruire una regia, uno spettacolo sia per la radio che per la televisione degno dell'Arena di Verona, sindaco. Certo. Io penso proprio di sì, ma ne sono certo, anche perché devo dire che ho sbirciato un po' delle anticipazioni, del rendering del progettino, ed è una roba che è veramente fantastica, perché è chiaro che la musica, come lo sport, hanno bisogno del pubblico, hanno bisogno delle persone, hanno bisogno del calore umano, però è altrettanto vero che se proprio insomma questo diventa un po' complicato, non c'è niente di meglio di un monumento, di un anfiteatro come l'Arena, per rendere incredibile e fantastica comunque una serata, anche in assenza di pubblico che peraltro ci sarà ascoltando la radio, ascoltando la televisione, e quindi idealmente ci saranno molte più persone di quelle che contiene l'Arena. Esattamente. Adesso abbiamo già due protagonisti, no, di questo grande evento, che è appunto il sindaco di Verona, quindi la città, e Mara Maionchi là col suo trono, con la regina. No? C'è un altro protagonista già citata più volte, che è l'Arena di Verona, questo luogo spettacolare. E allora aggiungiamo a questo duetto anche Gianmarco Mazzi, appunto amministratore delegato di Arena di Verona. Buongiorno Gianmarco. Buongiorno al sindaco, ciao Mara, buongiorno a tutti. Ciao Mazzi, tutto bene? Tutto bene, tu ti senti bene, in forma? Bene. Ti sento in grande forma, smagliante, con la voce brillante. Senti Gianmarco, allora in questi giorni tutta la discografia, le radio, le televisioni, gli operatori del settore a cui va il nostro abbraccio si sono chiesti quando si tornerà live con la musica, e noi possiamo dire che per quanto riguarda la musica popolare, la musica leggera, la musica che entra nelle case della gente, la musica che diventa tormentone, la data c'è e quindi si riparte il 9 settembre. Esatto, sai, questa per me, Pierluigi, è una notizia
che è una boccata d'aria pura, perché io penso che poter dire che il 9-9, che poi era una data che era la data originaria, che ci piaceva proprio per questo, per questa semplicità che ha nell'essere ricordata, ritorna il Power Hit, che a tutti gli effetti io credo che faccia piacere a tutti, ha raccolto l'eredità del Festival Bar, perché per me è come il Festival Bar della nostra epoca. Poi diciamo che con queste quattro edizioni, perché quest'anno è la quarta, con le tre edizioni e questa che andremo a fare, insomma, veramente ormai quello scettro, oltre che a Mara Maionchi, va dato anche a RTL e a Power Hits, perché è un momento bello quello, ci richiama l'estate, ci fa pensare a tutte le canzoni che sentiamo sulle spiagge, e quindi per me oggi è una gioia che questa cosa possa essere annunciata, il fatto che voi torniate all'Arena, e anche l'hanno già detto sia il sindaco che anche Mara, il fatto che non ci sia fisicamente il pubblico è quasi un, non dico che sia un fatto quasi secondario, però voi con la potenza della radio e della radiovisione raggiungerete un pubblico enorme in tutta Italia, e quindi credo che farete la felicità di tanta gente, insomma di tanti ragazzi. Vivremo un'estate come piace a tutti noi, con quella colonna sonora che ci riporta un po' indietro nel tempo, ma guardando sempre al futuro, perché sì, Festival Bar, ma 2.0, terzo millennio. No, ma infatti, senza alcun dubbio. Ma l'ho detto, è una trasformazione. Un'evoluzione, diciamo, Gianmarco, direi, un'evoluzione felice. Un'evoluzione, esatto. Per tanti anni è mancata questa manifestazione, e voi l'avete, come dire, è un'evoluzione, diciamo, però con quei valori, insomma, che voi adesso state rigenerando, e ormai a tutti gli effetti. Tra l'altro, Gianmarco, con delle firme dal punto di vista della scenografia e della regia che non hanno pari, c'è l'ingegner, esatto, De Cave, che si occuperà delle luci e degli effetti, e poi il regista più estroso e creativo secondo me del panorama, che è Luigi Antonini, quindi insomma c'è un lavoro di squadra eccellente, no? Ma infatti io, come ha detto prima il sindaco, io ho visto anch'io dei rendering del progetto e devo dire che sono rimasto a bocca aperta, e adesso non è mai un bene creare troppa aspettativa, però mai come in questo caso secondo me invece va creata, perché so che state realizzando un qualcosa che credo che rimarrà nella storia di questo anno un po' disgraziato, e voi contribuirete a rendercelo più leggero. Senza dubbio. Allora lasciamo al sindaco Sboarina, diciamo, l'invito finale, perché si devono preparare i nostri ascoltatori pronti per andare all'Arena virtualmente il 9 settembre. Allora, assolutamente sì, virtualmente a venire a Verona in modo virtuale il 9 settembre. Insomma, ne approfitto anche per dire che invece molto meno virtualmente, durante tutta quest'estate la nostra città si è riaperta, i nostri monumenti si sono riaperti, i nostri musei stanno riaprendo pian piano tutti, il nostro territorio, ho detto anche l'ultima volta, è stupendo, fatto di lago, di colline, di tanto altro, e quindi virtualmente davanti alla televisione o ascoltando una radio il 9 settembre, fisicamente da qui in avanti per tutta l'estate noi vi aspettiamo. E dal 22 si vota. Dal lunedì prossimo si vota Power Hits Estate 2020. Grazie anche a Gianmarco Mazzi, amministratore delegato Arena di Verona. Grazie, e cara regina, ciao Gianmarco. Mara, ciao. Maionchi, fai così, ciao, lancia, ciao, tu. È stato un piacere. Ma no, aspetta, lancia tutti tu un pezzo leggendario con cui chiudiamo il nostro news di oggi. Gloria di Umberto Tozzi. L'abbiamo fatto per te. Leggendario. Gloria.